Durante il Concilio Vaticano II, i vescovi seguirono lo spirito del concilio. Si accende un'aspra lotta attorno al rinvio del voto sul documento. Ci si accapiglia. Scorrono frasi violente e colleriche. Ehi, scopriamone alcune. Invece, cosa avrebbe dovuto fare il concilio? Avrebbe dovuto fare almeno quello indicato da Giovanni XXIII. Occorre che questa dottrina certa ed immutabile, alla quale si deve prestare un assenso fedele, sia approfondita ed esposta secondo quanto è richiesto dai nostri tempi. L'esposizione, non il contenuto. Altro è infatti il deposito della fede, l'insegnamento, cioè le verità che sono contenute nella nostra veneranda dottrina. Altro è il modo con il quale esse sono annunziate, predicate. Sempre però nello stesso senso e nella stessa accezione, significato, contenuto. Va data grande importanza a questo metodo e, se è necessario, applicato con pazienza. Si dovrà, cioè, adottare quella forma di esposizione, predicazione, che più corrisponda al magistero, all'insegnamento della Chiesa, la cui indole è prevalentemente pastorale, predicatoria, annunciare il Vangelo. Dio che aiuta gli uomini, Gesù che salva gli uomini, gli schiavi che sono liberati dai schiavisti, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque, in poche parole, come predicare meglio la solita fede su Dio e sull'uomo. Evidentemente, per contrastare la predicazione dell'ateismo comunista e la predicazione dell'ateismo consumista. Cioè, Giovanni XXIII non sembra proprio un progressista, tantomeno un modernista, come dimostra pure la sua costituzione apostolica Veterum Sapientia, sull'obbligo del latino, come visto nell'indagine precedente e come riprenderemo anche in questa. Giovanni XXIII era un tipo imprudente, era anche un tipo arrendevole, ma sembra proprio che fosse un tradizionalista. Altrimenti non sarebbero stati cestinati i suoi schemi preparatori del concilio. Invece, cosa fanno i difensori disperati del Concilio Vaticano II? Oltre ad usare lo Spirito Santo come principio di autorità, per suscitare il dubbio in chi volesse criticare il concilio, usano pure Giovanni XXIII attribuendogli le loro intenzioni progressiste e moderniste. Infatti, l'ultraprogressista cardinal Walter Kasper, nella sua lettera all'Osservatore Romano del 2013, quasi 50 anni dopo la fine del concilio, scrive di Giovanni XXIII, all'inizio correttamente. Dunque, qua abbiamo Giovanni XXIII, qua abbiamo Walter Kasper, in parallelo. Giovanni XXIII aveva indicato aggiornare la disciplina ecclesiastica, vuole trasmettere la dottrina cattolica, esposta secondo quanto è richiesto dai nostri tempi. Esposta, ossia
adottare quella forma di esposizione che più corrisponda al magistero. L'esposizione deve essere modificata e deve corrispondere al magistero. Il magistero non deve essere modificato. Ora veniamo a Walter Casper. Cosa scrive? Nella sua parte del discorso in cui tratta di Giovanni XXIII, all'inizio apre in modo corretto, in modo corrispondente alle intenzioni di Giovanni XXIII. Diversamente dai concili precedenti, non fu convocato per estromettere dottrine eretiche, per comporre uno scisma. Non proclamò alcun dogma formale e non prese nemmeno deliberazioni disciplinari formali. Giovanni XXIII aveva una prospettiva più ampia. Vide profilarsi un'epoca nuova, cui andò incontro con ottimismo, nella fiducia incrollabile in Dio. Parlò di un obiettivo pastorale del Concilio, intendendo un aggiornamento, un diventare oggi della Chiesa. Dunque, lui qui parla di aggiornamento e si richiama a questa espressione di Giovanni XXIII. Giovanni XXIII qui però è stato più specifico. Lui ha parlato di disciplina ecclesiastica. È un gergo interno per intendere i rapporti di potere e di autorità tra papa, vescovi, sacerdoti, parrocchie. Disciplina della Chiesa. Invece Casper parla di aggiornamento della Chiesa. Ci può stare, però potrebbe intendere anche qualcosa di molto più ampio di quello che intendeva Giovanni XXIII. Non si intendeva un adattamento banale allo spirito dei tempi, ma l'appello a far parlare la fede trasmessa nell'oggi. E ci siamo. Adottare quella forma di esposizione che più corrisponda al magistero. E ci siamo. Fin qui la ricostruzione delle intenzioni di Giovanni XXIII è corretta. Ma a questo punto Walter Casper prosegue con le intenzioni dei suoi vescovi ultraprogressisti e in modo da mescolare le loro intenzioni con quelle di Giovanni XXIII. Di nuovo, qua le intenzioni di Giovanni XXIII, le stesse di prima, aggiornare, vuole trasmettere la dottrina, esposta secondo quanto è richiesto ai nostri tempi, e qua la prosecuzione del discorso di Walter Casper, con le differenze. La larga maggioranza dei padri conciliari colse l'idea, inteso di Giovanni XXIII, volle cogliere le richieste dei movimenti di rinnovamento biblico, liturgico, patristico, pastorale ed ecumenico. Aggiornare prima Casper parlava di aggiornamento e adesso parla di rinnovamento. Rinnovamento biblico, liturgico, patristico, pastorale ed ecumenico, sorti tra le due guerre mondiali, cominciare una nuova pagina della storia con l'ebraismo, carica di gravami, ed entrare in dialogo con la cultura moderna. Allora, rinnovamento, nuova pagina, dialogo, il tutto su ben 7 argomenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma Casper, da quali testi di Giovanni XXIII li ha ricavati? Ma soprattutto stupisce l'attribuzione a Giovanni XXIII del dialogo con la cultura moderna.
che è un principio del relativismo modernista. Cioè, un tipo come Giovanni XXIII, che aveva appena fatto la Costituzione Apostolica Veterum Sapientia, sull'obbligatorietà del latino, voleva entrare in dialogo con la cultura moderna? Impossibile. Insomma, il trucco del super progressista Walter Kasper e di tutti i difensori del Concilio Vaticano II è: poiché alla fine il Concilio ha modificato e stravolto il Magistero su questi 7 argomenti, allora sarebbe stato anche nelle intenzioni di Giovanni XXIII. E chi non vi crede sarebbe contro i 2 papi del Concilio, contro tutti i papi seguenti e anche contro lo Spirito Santo che avrebbe diretto i lavori del Concilio. Le 2 fazioni in lotta al Concilio, secondo il cardinal Walter Kasper. Cominciamo ad indagare i lavori conciliari in modo più specifico, individuando per primo le fazioni di vescovi in contrasto tra di loro. Perché il gruppo di vescovi più efficace sarà quello che poi determinerà tutto il Vaticano II, ossia sarà quello che effettuerà un vero golpe conciliare, prendendone il controllo sia dai 2 papi, sia da tutti gli altri vescovi meno efficaci. Il cardinal Walter Kasper fornisce la sua versione sui rapporti di forza all'interno del Concilio nella lettera del 12 aprile 2013 all'Osservatore Romano, Interpretazione e ricezione del Vaticano II, un concilio ancora in cammino. Kasper scrive che erano presenti una maggioranza e una minoranza. La larga maggioranza dei padri conciliari colse l'idea di Giovanni XXIII. Volle cogliere le richieste dei movimenti di rinnovamento biblico, liturgico, patristico, pastorale ed ecumenico, sorti tra le 2 guerre mondiali. Cominciare una nuova pagina della storia con l'ebraismo, carica di gravami, ed entrare in dialogo con la cultura moderna. Fu il progetto di una modernizzazione che non voleva e neanche poteva essere modernismo. Dunque, secondo Kasper, ci sarebbe stata una larga maggioranza di tendenza modernizzatrice, ma non modernista. Ora indaghiamo la sua descrizione dell'altra parte. E indagatore, qua c'è il prossimo video.